Gamescom 2014, nel padiglione Sony, insieme a Bloodborne e The Order, c'era anche Until Dawn. Il progetto era stato inizialmente annunciato su PlayStation 3 come un titolo che avrebbe supportato il PlayStation Move, ma è stato adesso dirottato su PS4 e arriva sulla console next gen di Sony in una forma molto particolare. I ritmi della progressione si avvicinano infatti moltissimo a quelli di un'avventura grafica. Si procede abbastanza incerti al controllo dei protagonisti della vicenda, raccogliendo oggetti e indizi. E in certi momenti ci sono delle scelte anche molto pesanti che poi decideranno quali dei protagonisti potranno vivere oppure soccombere in maniera piuttosto violenta e brutale sotto i colpi del misterioso killer che si aggira fra le location del gioco. Punto di forza della produzione horror sarà dunque l'atmosfera e la tensione narrativa. Anche la grafica non è male, il colpo d'occhio riesce ad essere abbastanza convincente, anche se purtroppo le animazioni dei protagonisti svelano tutta la genesi old gen della produzione. A giochi fermi invece le texture e i giochi di luce riescono a costruire un'atmosfera abbastanza destabilizzante. Complessivamente la produzione vuole seguire quella linea da narrazione interattiva che è già stata inaugurata da due titoli come Heavy Rain e Beyond, una linea verso cui Sony vuole puntare molto, magari per ingraziarsi anche un'ampia fetta di pubblico e magari allargare il proprio bacino d'utenza. Si tratta in ogni caso di una produzione fortemente caratterizzante che è stata ben recepita dal pubblico tedesco e da tutti gli appassionati di horror. Restate quindi su everyeye.it per tutte le novità su Until Dawn.